L'ambiente è un paradosso perché è tutto, come ci muoviamo, cosa e come produciamo quello che poi consumeremo, quanto sprechiamo e come lo smaltiamo. L'ambiente è cosa mangiamo e quello che respiriamo, è quello che ci sta intorno, addosso e persino dentro. Eppure l'ambiente è niente, perché vista la sua centralità dovrebbe essere il fondamento dell'azione pubblica, invece al massimo è un assessorato, una Cenerentola, spesso confuso con un'aiuola ben tenuta. Cenerentola, ma non per tutti. Il paradosso dell'ambiente? Facciamo parlare i dati. In Umbria nel 2013 sono stati prodotti 515 kg di rifiuti per ogni residente. Di questi, solo una quota pari al 48,5% è finita nella raccolta differenziata e avviata al riciclo. Eppure una legge del 2006 aveva fissato al 65% la quota minima di raccolta differenziata da raggiungere già entro il 2012. In 6 anni, anzi 7, non si è riusciti ad attrezzarsi per centrare l'obiettivo. Dai rifiuti all'acqua. Dei 96 milioni di metri cubi che vengono pompati ogni anno negli acquedotti umbri, il 40%, quasi 40 milioni di metri cubi, non raggiunge i rubinetti a causa delle perdite della rete. In questo caso si può fare anche una stima dei soldi sprecati. Sono circa 45 milioni di euro l'anno, considerando che ogni metro cubo, tra energia e altro, costa circa 1,20 euro. Soldi pubblici, cioè di tutti, come l'ambiente. Ecco perché l'ambiente va innanzitutto difeso da questi paradossi che lo compromettono. E la difesa passa anche dalla prevenzione, cioè dall'educazione. Ma non basta, perché l'ambiente non è una reliquia. Può generare ricchezza, stimolare economie di territorio e non solo. È strumento di crescita buona, di quella crescita cioè che non distrugge più di quello che crea. Il viaggio lo cominciamo dalla difesa. Siamo a Rasiglia, nel Folignate, alla sorgente del fiume Menotre. Guardate che spettacolo, acqua ovunque, un paese con le fondamenta nell'acqua, una mini Venezia di campagna. Ma basta scendere di pochi metri e il paesaggio cambia. Noi ci battiamo come associazione, come arcipesca, soprattutto perché vedendo queste bellezze e riportarle poi a dei tratti dei fiumi che si essiccano e capendo quali sono le motivazioni che portano a queste conseguenze, è chiaro che noi la battaglia viene perenne. Viene prelevata una montagna d'acqua e quindi lo vedremo, toccheremo con mano. E vedremo anche qual è la differenza che rimarrà sul fiume. Ecco uno dei punti cruciali, gli interessi privati prima di quelli di tutti. Per questo partiamo dalla difesa. Noi lungo i fiumi siamo presenti e con le nostre guardie vigiliamo che non ci siano discariche, che invece esistano, che magari, cioè che l'ambiente rimanga più possibile pulito, vivibile. E non è solo una questione estetica, ovviamente, perché ambiente pulito significa equilibrio, salute e significa scelte da fare. Le stesse scelte che vengono dirottate altrove se l'interesse privato ha la forza per imporsi su quello pubblico, cioè di tutti, della comunità. Come pianifico la gestione dei miei rifiuti se ho un impianto pronto a bruciarli? Sulla questione dei rifiuti, Terni è un caso di scuola. Perché a Terni c'è stato un record assoluto in tutta Europa, 3 impianti di incenerimenti concentrati nello stesso posto, li vedete? Ce ne sono 2 adesso di camini, ma fino a un po' di tempo fa ce n'era un terzo. Quindi 3 inceneritori in uno stesso punto, a distanza tra loro di poche centinaia di metri, che ovviamente hanno condizionato
e tuttora condizionano la vita dei cittadini da un punto di vista della, sicuramente della salute e, la e condizionano in generale tutto quello che è un programma di gestione dei rifiuti che possa essere, che deve essere secondo noi alternativo a questo. Eccolo il conflitto, l'interesse di pochi contro quello di tutti. Un conflitto che si apre quando una comunità prende coscienza di quello che succede e comincia a far valere i suoi interessi, quelli del territorio e della gente che ci vive. E quindi la mobilitazione è nata su questo e in particolare a Terni ci ha avuto tanti anni di vita e continua ad essere ancora in vita e diciamo riesce ancora ad avere una buona partecipazione, anzi crescente, da parte della popolazione. La mobilitazione cresce perché c'è consapevolezza e non solo, c'è anche, chiaro, un punto d'approdo. La battaglia parte proprio da questo, cioè dal fatto che comunque il no, il comitato contro gli inceneritori nasce dal fatto, dal presupposto che esiste un'alternativa alla chiusura del ciclo, cioè bruciare rifiuti è semplicemente una metodica per eliminare i rifiuti raccolti a livello urbano, ma anche a livello industriale in alcuni casi, e è un'alternativa, diciamo, che per le società, le multiutility che sono entrate in questo tipo di mercato, ha avuto dei grossi vantaggi dal punto di vista economico. Quello che il comitato sostiene è che esistono delle alternative, cioè i rifiuti non serve necessariamente bruciarli per farli scomparire. Le alternative sono sostanzialmente queste, appunto, la raccolta differenziata, che poi porta a che cosa? Ad avere una serie di materie prime e seconde, sostanzialmente, che possono essere applicate nuovamente nella produzione di una serie di prodotti. Dalla difesa delle acque a quella dagli inceneritori, quindi, con in più un obiettivo che rilancia la sfida e la sposta più in là. Raccolta differenziata e riciclo dei materiali. Non sono solo dei no, è la costruzione di un mondo diverso e nuovo, il cui primo passo è quello che consiste nello sprecare di meno. E sulla riduzione degli sprechi e sull'educazione per raggiungere l'obiettivo, c'è chi lavora sotto traccia quotidianamente, con consapevolezza e passione, anche in maniera sorprendentemente creativa. Lo scopo principale, ci chiamiamo Riciclamiche perché tutte le partecipanti, le fondatrici delle Riciclamiche non sopportano i rifiuti in generale, cioè il concetto di rifiuto. Spesso si buttano oggetti che sono rifiuti ma in realtà possono avere una seconda vita. E quindi siamo partiti, ma per una serie di, diciamo, di motivi, perché facciamo parte di un gruppo d'acquisto, con l'ombrello, che è il simbolo dell'usa e getta. E dall'ombrello abbiamo fatto delle borse che hanno permesso al gruppo di acquistare i prodotti del gas senza l'utilizzo di buste di plastica. E ancora adesso ci sono un centinaio di borse che girano per la spesa. Un altro mondo possibile e necessario, dove gli oggetti si reincarnano per assumere forme nuove e non finiscono ad avvelenare l'aria con la loro combustione o nel letto di un fiume o magari in una discarica abusiva. È l'elogio della sobrietà, che non è mancanza, privazione, ma consapevolezza. Consapevolezza che crea, che porta a scambiare le proprie competenze e che consente di fare scoperte, belle scoperte. Noi poi alla fine ci siamo resi conto, partendo col progetto Riciclamiche, che non siamo soli, e anche gli altri si sono resi conto che non sono soli. Quindi spesso ci sentiamo come dei musicisti che fanno le contaminazioni, si contaminano musicalmente, no? Che è un'area diversa. Dopo ti rendi conto che anche nei momenti di crisi i valori veri ci sono. Si tratta di scoperte perché sono realtà esistenti, ma sotto traccia, quasi invisibili nell'oceano dell'informazione e degli stili di vita convenzionali. Ma i soggetti che lavorano sotto traccia sono tanti, insoddisfatti di questa convenzionalità insufficiente e dannosa, che loro tentano di cambiare. Il nostro primo stimolo per aprire la nostra associazione è stato quello della mancanza di informazioni sulla raccolta differenziata. Quindi abbiamo avuto la necessità di creare un sito dove mettere tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e quindi dando l'opportunità anche agli altri quindi di capire bene come farla e al meglio. Secondo e non meno importante è il fatto di avere comunque sia
tutte noi, siamo tutte donne, dei figli, e quindi di avere comunque una maggiore tutela per l'ambiente e quindi della nostra città. Per affamare le discariche serve quindi informazione, educazione a nuovi stili di vita, che poi sono piccoli passi quotidiani. Anche una retina riutilizzabile per metterci dentro la frutta e la verdura comprate al supermercato può fare la differenza. Questa è la retina per la frutta e la verdura nel supermercato. Questa va a soppiantare praticamente il sacchetto di plastica che purtroppo persiste nell'ortofrutta. Sembra poco, ma anche un supermercato medio all'anno 1 milione di sacchetti di plastica. E la plastica è lo stesso materiale che è stato al centro di una battaglia vinta che ha avuto un doppio valore, ecologico in senso stretto e di educazione. Siamo a Perugia, quartiere San Sisto. Nella mensa dove stanno mangiando i bambini di questa scuola fino all'anno scorso venivano usati piatti e posate di plastica che dopo un passo finivano direttamente in discarica. Quindi c'era un discorso sia di salute legato al possibile rilascio di sostanze al contatto con alimenti ad alte temperature, sia un discorso, diciamo, prettamente educativo, che è quello che poi ha spinto e ha portato tutti noi a portare avanti questa iniziativa, e cioè quello di, diciamo, eliminare il concetto dell'usa e getta. E poi naturalmente il discorso ambientale, perché l'utilizzo di piatti di plastica prevede, diciamo, un aumento di quantità di materiale indifferenziato in discarica e quindi di conseguenza tutti i problemi annessi allo smaltimento e alla gestione di questo rifiuto. La battaglia è stata vinta. Ora al posto della plastica ci sono stoviglie in ceramica e bicchieri di vetro. Ed è stata vinta perché anche in questo caso c'è stata la consapevolezza trasmessa e diffusa del problema. La battaglia sì, ha coinvolto in primis, diciamo, i cittadini, nel senso che c'è stata una forte partecipazione con la raccolta delle firme per, appunto, eliminare i piatti di plastica dalle mense. Poi abbiamo avuto il riscontro che molte persone non avevano idea effettivamente di quelle che erano le problematiche legate all'utilizzo dei piatti in plastica, di conseguenza, diciamo, siamo riusciti ad avere un grosso sostegno, perché sia il problema salutare che ambientale che educativo, diciamo, era un problema che oggi come oggi diventa fondamentale nella gestione educativa dei nostri figli. Tre problemi in uno: sanitario, ambientale ed educativo, risolti grazie a persone che si sono rimboccate le maniche e sono passate all'azione, con una prospettiva che ha i bambini di oggi e il loro domani al centro. Questo deve essere visto anche in un'ottica, diciamo, un pochino più ampia di bilancio economico, perché naturalmente è vero che un servizio con i piatti di plastica ha dei costi magari ridotti nell'immediato rispetto a un servizio di pulizia dei piatti in ceramica, però allo stesso tempo è vero che nel lungo periodo c'è un risparmio soprattutto nella qualità della vita e nella qualità ambientale. Quindi questo è un elemento, un parametro che spesso non viene considerato nei bilanci economici di un comune, ma in realtà deve essere valutato, perché poi alla fine quello che facciamo oggi è quello che rimarrà poi domani. Quello che facciamo oggi è quello che rimarrà domani. Questo è l'ambiente, altro che un'aiuola ben tenuta. Non è un caso se in una struttura come la Casa Laboratorio Cenci l'educazione dei più piccoli parte proprio da qui. Ci interessava dare l'opportunità ai bambini e ai ragazzi di stare dentro l'ambiente, cioè immersi nella natura, cioè offrire quelle opportunità che la scuola non dà. E per i bambini è molto emozionante un incontro diretto, intimo, con la notte, con il bosco, con il cielo stellato, con la luna, con il vento, perché è un'esperienza che purtroppo fanno sempre di meno. Cioè è come che non si ha più la sensazione di essere parte di qualcosa di più grande di noi, che è il pianeta che abitiamo. L'ambiente è tutto e noi ne siamo una parte. Se si acquisisce questo fin da piccoli, poi viene naturale evitare sprechi ed abbracciare stili di vita più che rispettosi, in armonia con quel tutto di cui siamo parte. E qui, nei boschi intorno ad Amelia, dal 1980, da quando cioè un gruppo di persone impegnate nel movimento di cooperazione educativa individuarono questo splendido posto, si insegna questo. Anche servendosi di questa artigianale e suggestiva nave astronomica di legno, salendo a bordo della quale si tocca con mano il ciclo delle stagioni e si possono ammirare i cieli che le accompagnano. Noi siamo connessi con lo spazio e con il tempo, ma non ce ne accorgiamo. Allora l'idea, andare all'origine,
di quando il tempo fu strutturato e fu strutturato per gli uomini in relazione al cielo, e anche lo spazio fu strutturato in relazione al cielo, permette ai bambini come di riconnettersi con una parentela che gli antichi sentivano molto fortemente con l'ambiente e che oggi invece è difficile per loro ritrovare o vivere. Cambia la prospettiva, insomma, cambiano le priorità. Non solo una questione di pulizia o di salubrità, ma di vita, della stessa vita di cui siamo parte. E ciò aiuta a vedere le cose da tutt'altra prospettiva. Allora, innanzitutto i bambini in spazi ampli cambiano il loro modo di muoversi, di pensare, di ragionare. E questo è molto bello. Cioè, per loro, io lo vedo quando stanno qui 3-4 giorni, il secondo, il terzo giorno cambiano delle cose. Perché non sono abituati allo spazio grande. Lo spazio grande è anche uno spazio mentale. È una possibilità di pensare, diciamo, anche cose profonde. E riconquistato quello spazio mentale, si può allora pensare l'ambiente accostato a temi che le convenzioni imperanti gli tengono distanti: il lavoro, l'economia e anche, sì, la creazione di ricchezza, rispettosa però del tutto in cui siamo immersi. Anzi, la creazione di ricchezza proprio a partire da ciò in cui siamo dentro, per valorizzarlo, recuperarlo, per posare lo sguardo dove le convenzioni non ci hanno abituato a fare. L'associazione Intervalli nasce nel 2011 da un gruppo di amici che semplicemente si è accorto, ha aperto gli occhi sul territorio dove viveva e ha detto: ma perché non c'è un ragionamento sistematico su questo territorio? Perché non creare un'associazione che cerca di proporre dei modelli di sviluppo sostenibile? E da questa idea è nata un po' l'idea di Intervalli. Il territorio al centro e la creazione di lavoro intorno, ma senza fagocitarlo il territorio, anzi, esaltandolo. Eccola l'idea semplice, naturale e rivoluzionaria allo stesso tempo dei ragazzi di Intervalli. Poi la cosa evolve. I ragazzi di Intervalli individuano il paradosso della Valnerina, un posto naturalisticamente eccellente ma dimenticato, sconosciuto, i cui centri sono vittima dello spopolamento, e si inventano il modo per ripopolarlo, farne conoscere le pieghe più segrete, ma in maniera molto innovativa. Tra le varie iniziative dell'associazione, oltre alla conoscenza del territorio naturale che abbiamo intorno, c'era anche l'obiettivo di far conoscere i centri storici. Nera Boulder è un modo per portare l'attenzione anche nei borghi, molti dei quali anche poco abitati. Si tratta di un contest d'arrampicata che non va in altezza, altezze relative sui 4 metri, che non utilizza chiodi o supporti, ma semmai dei crash pad, dei cuscini, diciamo, dei materassi per attutire i colpi. Per cui è impatto zero, è un evento dalla forte connotazione, diciamo, aggregativa, che porta diverse persone nel paese in cui si organizza questa manifestazione. Abbiamo già svolto 3 edizioni in 3 posti diversi, ecco, per cui è anche qualcosa di itinerante, non ci leghiamo a un posto, anche perché ci interessa scoprire e far scoprire alle altre persone le caratteristiche di questi borghi, e ci divertiamo anche molto, sia nel prepararlo sia poi nel viverlo. È un modo per divertirci e per far conoscere i posti, soprattutto a chi viene da fuori, che ogni volta ci dice: non credevamo che esistessero queste realtà. Basta cambiare prospettiva, insomma, riconnettersi all'ambiente, scoprirne le enormi potenzialità in campi che sono impensabili se si pensa in maniera troppo convenzionale. Anche in edilizia, ad esempio. E qui non si tratta semplicemente di bioarchitettura, ma di un territorio e delle materie che offre, terra e paglia in questo caso, messe a sistema per trasformarle e farle diventare case. Terra e paglia che non a caso sono diventate il nome di una cooperativa di persone che ci credono a un mondo diverso e necessario. Ci sono anche qui, le pongo sempre in maniera dicotomica, 2 linee di sviluppo sulla sostenibilità dell'abitare. Una è la domotica, e quindi è: entro dentro casa, risparmio perché c'è un sistema elettronico che mi risolve il problema. E invece c'è una tendenza che è manutenzione, utilizzo di materiali naturali, in cui l'atto diventa fondamentale, cioè l'abitante ha un ruolo molto attivo e non passivo sull'utilizzo della sua casa in maniera sostenibile. La terra ricavata dagli scavi fatti per le fondamenta,
e la paglia acquistata dai contadini che coltivano i campi qui intorno. Siamo ad Avigliano. Si tratta di un processo che coinvolge il territorio intorno, la comunità e la stessa committenza. Terra e paglia garantiscono un comfort, una climatizzazione e una tenuta eccellenti. La casa l'abbiamo visitata nei giorni più freddi di dicembre e dentro ci si stava tranquillamente anche con i termosifoni spenti. Basta crederci e si aprono scenari insospettabili oltretutto. 10 case, se fossero concentrate in un territorio, anche in un territorio minore, io so sicuro che quel territorio diventerebbe attrattivo dal punto di vista turistico. Le grandi ambizioni, pensare in grande, riconnettersi a qualcosa di cui facciamo parte e che è più grande di noi. Ecco cosa mette insieme i difensori dei fiumi e chi non vuole gli inceneritori, quelli che spingono per nuovi modelli di consumo e chi dà nuova vita agli scarti, chi fa togliere le stoviglie in plastica sotto la bocca dei propri figli e chi i figli li educa all'ambiente e nell'ambiente, chi riscopre territori facendone strumento di lavoro e chi lavora la terra facendone case all'avanguardia. Tutto questo è l'ambiente, è guardare oltre le convenzioni pigre per capire che l'ambiente è tutto e va sottratto al paradosso che l'ha fatto diventare niente.